La Regione Piemonte, insieme alle parti sociali piemontesi, ha voluto un apprendistato semplice per le imprese e per i giovani della nostra regione. Ha reso disponibile a questi giovani e alle imprese dei servizi formativi di alta qualità affinché l'occupazione possa aumentare e rendersi più robusta. È un aspetto importante nella modalità di erogazione è proprio quella che la formazione dell'apprendista viene fatta in parte in azienda e in parte presso un'agenzia formativa. Questo permette di utilizzare una didattica diversa, in quanto molto concreta, molto legata alla realtà lavorativa. Oltretutto anche i gruppetti che si formano nell'agenzia formativa, in cui viene fatta, diciamo così, la parte più teorica, sono normalmente gruppi piccoli, per cui si trovano pochi ragazzi insieme, hanno un ambiente più familiare e anche il docente ha la possibilità di fare appunto una formazione utilizzando una didattica più attiva, più motivante. L'apprendistato di primo livello può essere un'opportunità per i giovani che hanno avuto un'interruzione del percorso scolastico, comunque inizialmente non si sono ritrovati, quindi gli permette di lavorare e comunque andare a conseguire un titolo di studio al quale prima hanno rinunciato. Per l'azienda, perché può capitalizzare la formazione del proprio dipendente e quindi si evita il fatto che l'apprendista debba fare una formazione che è sempre solo generalistica, ma lo si forma in funzione delle esigenze dell'azienda, ma al contempo questa persona può avere un riconoscimento, una certificazione del suo percorso scolastico. Con l'apprendistato professionalizzante, la Regione Piemonte, insieme alle parti sociali, ha definito una disciplina che consente alle imprese di utilizzare questo tipo di rapporto di lavoro con semplicità e per il tramite dell'organizzazione delle province viene offerta a tutti i ragazzi assunti con questo tipo di apprendistato un'offerta formativa su tutto il territorio regionale che mediamente coinvolge circa 24.000 ragazzi ogni anno, quindi questo è, come dire, è un aspetto quantitativo che sottolinea l'importanza dell'organizzazione dei servizi formativi su questo tipo di apprendistato. I ruoli che un Ateneo come il Politecnico di Torino può rivestire nell'ambito di un progetto di alta formazione sono molteplici. Però mi piace sottolineare in particolare due di questi. Primo tra tutti la coprogettazione insieme alle imprese dei programmi formativi quanto più possibile efficaci e con dei contenuti di interesse. E dall'altro lato la possibilità di svolgere un'azione di accoppiamento efficace tra l'impresa e il giovane apprendista, i nostri giovani e dottorandi, dei quali noi vogliamo in quanto più possibile qualificare il talento e le loro capacità. Il progetto Alto Apprendistato ha sicuramente alcuni vantaggi o direi che offre alcune opportunità importanti che credo debbano e possano essere sfruttate. Sicuramente il beneficiario principale deve rimanere lo studente. Lo studente da questo progetto ottiene come principale beneficio la possibilità di avere un'esperienza all'interno di un'azienda integrata all'interno del suo progetto formativo. Questo vuol dire che questa esperienza è profondamente integrata all'interno del suo curriculum di studi, del suo piano degli studi, auspicabilmente ne diventa il complemento e il completamento e quindi abbiamo delle persone che secondo il piano previsto arriveranno alla laurea magistrale avendo anche al loro interno un'esperienza di tipo aziendale con tutti i vantaggi che questo comporta. Se dovessi in sintesi raccontare un po' il fattore principale di successo di questa iniziativa, direi da un lato le parole chiavi sono la costanza, la perseveranza, essere la terza edizione e lavorare anno dopo anno per migliorarne i contenuti, per migliorarne la comunicazione
non nascondo che all'inizio per un mercato del lavoro come quello degli ingegneri, che è un mercato del lavoro che nonostante la crisi ha comunque importanti risultati, raccontare loro e spiegare loro il contratto di apprendistato ha necessitato di un forte impegno di comunicazione, ma raccontato all'interno di un pacchetto di offerta interessante che comprende anche appunto un master, un titolo legalmente riconosciuto che viene rilasciato dopo 2 anni, questo ci ha consentito di superare queste eventuali iniziali diffidenze. Come vi dicevo, anno dopo anno i numeri sono cresciuti sia in termini di presenza all'interno dell'azienda sia di domanda. Lo consiglio certamente perché comunque è una modalità contrattuale conveniente per le aziende. Certamente posso immaginare che in realtà magari un po' più piccole, quindi aziende di media dimensione, possano essere preoccupate dall'onere diciamo formativo e amministrativo che sta dietro il contratto di apprendistato, e in questo senso credo che la regione e appunto gli enti formativi, quindi le istituzioni formative delle varie regioni, possano costituire veramente un elemento differenziante per favorire l'utilizzo da parte delle aziende, soprattutto piccole e medie, di questa modalità contrattuale.